Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, sono Francesca, sono un'assistente di volo, sono appena arrivata in aeroporto e andiamo a Las Vegas. Se vi ricordate, dovevo andare a Las Vegas per il mio compleanno, poi dopo mia figlia si è ammalata, quindi Las Vegas è saltata e quindi però adesso ci vado lavorando, quindi venite con me, oggi lavoro come numero 1 sul Boeing 737 Max. Salutiamo il 737, siamo atterrati a Vegas. Quindi atterrata a Las Vegas, ho perso la voce nel frattempo, sarà la stanchezza. Comunque adesso andiamo in albergo. Come al solito ho problemi a entrare, mi incastro sempre, ce la posso fare. Come potete vedere ho la mascherina non è più obbligatoria in volo, ma ce l'ho sempre in borsa perché non si sa mai. Una delle mie colleghe praticamente ha tossito tutto il volo, che gentile, che simpatica. Per fortuna non lavorava con me perché io ero la numero uno onestamente rimane quasi sempre da sola davanti, quindi non ho avuto a che fare con lei, però insomma adesso nel pulmino eravamo sedute quasi di fianco, quindi io mi sono messa la mascherina. Gli altri due colleghi che invece hanno dovuto lavorare con lei sono molto più arrabbiati di me e purtroppo non c'è molto che possiamo fare, quindi speriamo solo di non ammalarci. Adesso me la toglierò anch'io questa mascherina dopo essermi lavata le mani, però intanto vi faccio fare il tour della camera. Letti, guardiamo subito. C'è gigante sta stanza. La vista, se riesco a aprire la tenda, come al mio solito ho dei problemi seri. Vista sul Convention Center. Sono le 5 del mattino per me, quindi è ora di buttarsi sul letto. Adesso c'ho anche da decidere su quale letto mettermi e ci vediamo domani mattina e vediamo un po' cosa combineremo. Buongiorno a tutti, sono pronta per uscire. Devo confessarvi che a questo giro ho sbagliato totalmente quello che ho messo in valigia, nel senso che pensavo di essere all'altro albergo dell'ultima volta, quindi un casino con piscina e tutto. Quindi mi sono portata ben 3 costumi da bagno, pensando di fare solo piscina, magari andare anche nelle altre piscine. Però devo dirvi che mi è venuto un attimino mal di gola, quindi forse non è il caso di fare tutto il giorno in piscina e quindi praticamente non ho vestiti. Però ho trovato il mio solito outfit Vola con Francesca in valigia che non manca mai, quindi oggi andrà così. E venite con me prima alla ricerca di cibo, che sapete c'ho sempre fame, comunque qua sono le 11 del mattino, io sono 3 ore avanti, quindi sono le 2 di pomeriggio, quindi c'ho anche ragione ad avere un attimo fame. E poi insomma magari facciamo un po' di gambling, visto che non sono venuta qua al mio compleanno dove avevo intenzione di giocarmi 100 dollaroni, quindi andiamo a perdere questi 100 dollari insieme. Non so ancora se andrò magari al Venetian o al Bellagio, e comunque dai, andiamo a fare un giretto per Las Vegas. Guardate, qua vicino agli ascensori c'è una vista un po' migliore, quindi là vedete la ruota panoramica, questa palla che diventerà, dicono, un posto di eventi, il Wynn, il Venetian, lo vedete là. Adesso magari andiamo lì. Ho visto che ho 1,5 milioni, quindi credo di prendere la monorail. Eccomi uscita. Come sono uscita? È arrivata questa bella zaffata di caldo che sembra di avere un phon sparato in faccia. Vedete che qua c'è il deserto perché qua siamo vicino al Convention Center, quindi questo è un posto più business che vacanziero. Guardate le montagne del deserto di là. Lì in fondo vedete lo Strat. Se siete curiosi di sapere com'è la vista da là sopra, vi invito ad andare a guardare uno dei miei video di qualche mese fa. Visto com'è gigante questa scritta del Westgate, non so bene quanti gradi ci sono. Sapete, vivo a Miami, quindi sono abituata al caldo estremo, ma qua c'è da morire, quindi se volete venire in vacanza, ecco, magari veniteci d'inverno, no di certo d'estate, a meno che abbiate intenzione di rimanere solo a mollo in piscina, perché è veramente insopportabile. Thank you.
qua dentro al Westgate c'è Elvis. Biglietto giornaliero della monorail che costa 13 dollari, perché a camminare vi assicuro che è impensabile. Guardate, qua siccome a Las Vegas si ubriacano tutti, qua vi potete fare una IV. Sono entrata, ma ragazzi è tutto fritto, quindi non me la sento oggi di darmi al fritto. Anche se si dice what happens in Vegas stays in Vegas, quindi quello che succede a Vegas rimane a Las Vegas. Se mi mangio il fritto così mi sa che mi rimane sullo stomaco fino a dopodomani. Quindi, se avete visto i miei vecchi video, sapete che ormai io sono un habitué del mio amico già burritos, ovvero è un burrito con sushi dentro. Se mangiate hamburger invece si dice che per un motivo a me sconosciuto questo In-N-Out Burger sia il miglior hamburger della West Coast. Io non sono proprio dell'opinione, però insomma provatelo. Io mi butto sul già burritos. Vedete questi cavi in alto? Potete fare zipline volendo. Adesso non lo sta facendo nessuno, deve essere carino. Ecco il Caesar Palace, quindi Cesare qua davanti a noi. Ah, il Cosmopolitan lì lo vedete? Ve l'ho detto 200 volte che non sono potuta andare a Las Vegas con marito e figli, perché mia figlia si era sentita male, quindi io e Stella non siamo salite sull'aereo. Però mio marito e mio figlio sono venuti a Las Vegas e la prima notte l'hanno passata col Cosmopolitan. E tra l'altro mio marito ha dimenticato il caricabatterie del cellulare lì, quindi io prima li ho chiamati e non mi hanno ancora richiamato. Quindi se non oggi, magari la prossima volta vi porto a fare un giro al Cosmopolitan a vedere se se lo sono rubati loro il caricabatterie o se ce l'hanno conservato. Mi hai appena fatto perdere 100 dollari. Forse devo smettere di dire che vado a perdere 100 dollari, perché ogni volta che lo dico funziona così. Va bene, quindi sono sfortunata al gioco, sono fortunata in amore. Quindi dopo aver perso questi 100 dollarones andiamo a vedere. Non credo che in questa piscina si possa entrare gratuitamente se non si è ospiti dell'albergo, però proviamo ad andare a vedere. Che questo è l'albergo dove hanno girato il film The Hangover, quindi mi viene da ridere solo a pensarci. Niente ragazzi, qua dovete essere ospiti per entrare, quindi questo è tutto quello che posso farvi vedere. Posso dirvi che comunque fino a qualche anno fa potevate imbucarvi in tutte le piscine, perché io mi ricordo di esserci stata in questa piscina senza stare in questo albergo, quindi o sono stata brava a imbucarmi oppure si poteva prima, insomma. Adesso se non siete qua ospiti non potete entrare. Beh, guardate, sono entrata da un altro ingresso, gli ho chiesto se mi faceva fare almeno il video, questo mi ha fatto passare, quindi più gentile di quell'altra. Guardate, qua c'è la ATM che sarebbe il bancomat che ti dà i soldi, e qua di fianco c'è la brochure che ti dice knowing when to stop, quindi per chi è malato di gioco d'azzardo sapere, insomma, per sapere quando fermarsi. Per me è molto semplice, quando ho finito gli soldi se a fermarsi, quindi mi raccomando state lontani da questi bancomat. Io manco ce l'ho il bancomat perché non me lo porto, quindi sono salva.
altro ristorante di Gordon Ramsay, Hell's Kitchen. Ne ha un bel po' lui qua, insieme agli altri del Food Network. La vedete la Torre Eiffel? Tranquilli, non sono a Parigi. Sono sempre qua a Las Vegas. Volendo si può salire su questa torre per vedere il panorama. Devo darvi una brutta notizia, apre alle 5, io alle 5 dovrò essere già nel lettino a fare il pisolino, visto che devo fare il volo red eye per tornare a Miami questa notte. Però se passate da Las Vegas, magari un saltino potete farlo. Vabbè, qua c'è Gucci, Fendi, ma a me non interessa. Gucci, è meglio questo, io ho il mio zainetto, vola con Francesca. Cioè, sono proprio entrata nella mall più costosa di tutta Las Vegas. Comunque, ovviamente, queste sono, la maggior parte sono marche italiane o europee. Quindi costano decisamente meno in Italia. Eccomi arrivata nella famosissima hall dell'hotel Bellagio, ho anche detto Bellagio qua dagli americani. Adesso andiamo a vedere i fiori, perché loro sono famosi per queste sculture di fiori. Guardate che spettacolo! Tutto fatto di fiori, c'è un profumo che non potete capire. Beh, guardate cosa c'è là, il mio amico Flamingo. Entrata in questa mall, sto aspettando che arrivino le 3:30 così da andare a vedere lo spettacolo delle fontane del Bellagio. E qua potete anche venire a farvi un tatuaggio in vetrina. E sono riuscita a spendere soldi anche oggi. Ho comprato un paio di costumi da bagno qua da Victoria's Secret. Perfetto, lo show comincia tra 5 minuti, quindi andiamo a goderci lo spettacolo. Mi sono resa il cappellino perché, ragazzi, cioè, brucia il sole in una maniera assurda. Mi sono messa pure la crema prima, ma secondo me mi sto ossionando lo stesso. Adesso mancano circa 60 secondi all'inizio dello show. Devo dire che qualche gocciolina mi è arrivata, quindi anche un po' di refrigerio. Sto riprendendo il monorail, quindi è giunta l'ora di tornare in albergo a fare il mio solito pisolino, visto che devo fare questo volo red eye. Red eye, per chi non sa cos'è, sono quei voli che partono di notte e volano tutta la notte, e il nome deriva dal fatto che all'atterraggio avremo gli occhi tutti rossi dalla stanchezza. Arrivata in albergo, viene su un caldo soffocante dall'asfalto che è veramente una cosa terrificante. Salutiamo Las Vegas e andiamo a lavorare. Appena tra
volata a Miami. Vi ringrazio per aver volato con me anche quest'oggi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo volo. Ciao a tutti.